Condivido quanti hanno scritto che c'è una cosiddetta ondata referendaria, nel senso che il corpo elettorale vuole contare di più, vuole decidere di più. Indipendentemente dal merito, dal contenuto del referendum, a me questo sembra un fatto positivo. Ho sempre condiviso il rivolgersi ai cittadini e il consentire ai cittadini di decidere su determinate questioni. Credo che tutti dobbiamo trarre lezione da ciò che il corpo elettorale, con la sua partecipazione massiccia, ha dimostrato. E allora ritengo che il Popolo della Libertà deve riprendere questo rapporto da democrazia diretta con gli elettori, e soprattutto lo può fare rilanciando tre punti fondamentali, semplici ma significativi, in tono e in linea con quella che è la collocazione storica e culturale del centrodestra. Il primo punto mi sembra indispensabile, una legge elettorale che consenta agli elettori di scegliere i propri rappresentanti. La legge elettorale in vigore è un po' come il bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. È mezzo pieno nella parte in cui consente agli elettori di scegliere chi governa, quindi nel 2008, nella competizione tra Berlusconi e Veltroni, la legge elettorale ha consentito agli elettori di scegliere Berlusconi, con un sistema perfettamente democratico, perché è stato eletto, nominato, chi ha preso un voto in più, almeno un voto in più, dell'avversario. E ciò è in linea con la democrazia. Non è democratica, in questo senso il bicchiere a me sembra mezzo vuoto, nella parte in cui non consente agli elettori di scegliere invece i rappresentanti, cioè i deputati e i senatori. Insomma, per dirla in breve, gli elettori con questa legge elettorale scelgono chi deve governare, non scelgono i propri rappresentanti nel Parlamento. Allora, una riforma semplice ed immediata: introdurre la possibilità con una preferenza di scegliere gli elettori, oppure introdurre le primarie per legge per poter scegliere l'ordine di lista di coloro che poi saranno eletti. Seconda riforma, elezione diretta del Presidente della Repubblica. Consegnare lo scettro ai cittadini, sia il corpo elettorale a scegliere il capo dello Stato, con questi poteri, con i poteri previsti da questa Costituzione, ma il capo dello Stato non sia il risultato degli accordi, degli inciuci e dei compromessi, ma sia il risultato della volontà popolare. Terza risposta semplice, introdurre le primarie per scegliere i candidati sindaci e presidenti della provincia e governatori. Queste tre proposte, secondo me, possono riaccostare nuovamente il Popolo della Libertà a quello che è il sentire comune dei cittadini.